No, scusate. Perché non siamo Perché non siamo Liberita. È sempre in ritardo. Ok, direi che possiamo iniziare a rompere un po' l'imbarazzo di questa situazione da sottoscala. Grazie e benvenuti a, benvenute a tutti e a tutte e a WeStation, a questo talk aperto al pubblico che segue un workshop per la verità che si è tenuto questo pomeriggio assieme a Juanza dos Santos, che ringrazio ancora una volta di essersi messa a disposizione per questo talk aperto al pubblico. Appunto questo talk vuole essere, siamo in una molteplicità di soluzioni appunto a causa della assenza di Graziella Priulla che doveva essere nostra ospite e seconda relatrice del nostro workshop di domani sul linguaggio, sull'uso consapevole del linguaggio intersezionale. Però appunto ringrazio tantissimo Marzia Bona di aver accolto il nostro invito così all'ultimo e molto spontaneo per essere qui a dialogare stasera assieme a Juanza dos Santos. Appunto WeStation è un'associazione, per chi non ci conosce, che in un certo senso si occupa dei temi legati al lavoro, dei temi legati al lavoro creativo e culturale, soprattutto in campo giovanile. Quindi cerca di mettere in atto tutta una serie di iniziative, di strumentazioni affinché anche di formazione per formare effettivamente giovani professionisti e professioniste della cultura. Il linguaggio è una tematica che ci sta particolarmente a cuore, ovviamente siamo profondamente convinte, io e le mie colleghe Valentina Cramerotti, Katarina Kolakowski e Daria Chimenko, che il linguaggio sia in poche parole lo specchio di una realtà che viviamo, quindi va di per sé che il linguaggio debba in un certo qual modo registrare la complessità nel contemporaneo, che dicevamo prima. E, quindi ecco, abbiamo concepito diciamo questa due giorni, che purtroppo è diventata solo una giornata appunto per l'assenza di Graziella Priulla domani, assieme a Liscià, all'associazione Liscià. Quindi io passerei la parola a Rachele Sorbi, che ringrazio per questa collaborazione molto fruttuosa. Grazie a voi. Io sono Rachele di Officine Vispa, che è una cooperativa all'interno del quale abbiamo un progetto che si chiama Liscià, donne che raccontano donne. È un progetto nato come un percorso di impoteramento del femminile, ma poi è diventato un percorso di impoteramento di genere. Quello che facciamo è creare eventi, conferenze di libri o gruppi di lavoro, di discussione per appunto lavorare su un impoteramento di genere. L'anno scorso abbiamo lavorato principalmente sul linguaggio, consapevoli che è uno strumento di potere, anche di potere per il cambiamento sociale. E cercando diciamo di portare in città relatrici che lavorano su un linguaggio attento alla valorizzazione di quella che è la pluralità, diciamo, le differenze che troviamo appunto nella società. Lavorando in primis su quelle che sono le discriminazioni di genere, ma anche alle e varie altre discriminazioni che le donne le donne possono avere diciamo nella loro quotidianità, quindi alle discriminazioni di razza o alla homo lesbo bitransfobia o per esempio all'abilismo, alla discriminazione rispetto appunto alla disabilità, quindi cercando di fare un lavoro che possa appunto lavorare su tutto il genere femminile, ma anche su generi non binari.
Quindi avevamo già conosciuto Juan Samus dos Santos in altre formazioni all'interno di Officine Vispa e così abbiamo pensato che potesse portare un valore aggiunto appunto sulla tematica di un linguaggio attento a non riprodurre discriminazioni, perché molto spesso oggi abbiamo lavorato appunto anche su dei quotidiani cercando di andare a vedere appunto magari riproduzioni di violenza, sessismo, razzismo all'interno appunto dei quotidiani e su alcuni quotidiani c'è, ne troviamo 5, 6, 7 esempi cercando poi di andare a smontare e cercare di cambiare questo, questo linguaggio, proprio perché possiamo essere anche noi stesse a riprodurre un linguaggio violento e discriminatorio, quindi secondo me lavorare sul linguaggio significa innanzitutto lavorare anche sul un cambiamento personale partendo appunto dai nostri vari posizionamenti. E quindi insomma ringrazio gli ospiti di oggi, Wake Station, per appunto la collaborazione. E volevo solo rubare ancora 2 minuti per lanciare un progetto nuovo di quest'anno di Lisha, che è una call a tutte di designer che hanno voglia di produrre un poster, quindi una grafica sul tema del genere e la realizzazione. Quindi trovate un po' tutto sui nostri social e niente, se avete voglia di partecipare ci sono anche dei premi chiaramente per poi le vincitrici, vincitori, vincitori del concorso. Esatto, vincitori del concorso. Quindi grazie a tutte. E... sì. Allora, solo 2 parole sulle relatrici, sulle nostre gentilissime ospiti. Marzia Bona è ricercatrice presso l'Eurac Research, quindi l'Istituto per lo Sviluppo Regionale. Abbiamo chiesto questa sera di essere qui con noi perché ultimamente credo tu abbia concluso da poco una ricerca nel campo della diversity management all'interno delle realtà, delle aziende, singole, diciamo, personalità giuridiche dell'Alto Adige in provincia. E quindi può portare sicuramente un valore a questa discussione. E quindi Juanza dos Santos invece, anche lei è formatrice e consulente specializzata in diversity management e da anni collabora con aziende e organizzazioni tenendo workshop e seminari con un particolare focus sui temi dell'antirazzismo, giustizia ambientale, femminismo nero e intersezionalità. Quindi... e io aggiungo per chi è in presenza e non ci vede in differita che poi alle 8 ci sarà il concerto di Nina Dushek, che è una cantautrice locale meranese, con l'idea appunto di dare spazio e visibilità alle donne nel mondo del lavoro. E questa diciamo è una proposta che faccio anche a tutti gli altri lavoratori e lavoratrici del mondo culturale, cioè di aumentare lo spazio diciamo delle donne e delle persone non binarie all'interno appunto anche dello spazio pubblico intellettuale di cultura. Perfetto, allora noi vi lasciamo la parola. Grazie. Grazie, aggiungo anch'io che essendo che abbiamo finito il workshop 5 minuti fa, io parlerò molto poco, quindi voglio sentire anche un po' di pareri, soprattutto per chi è in presenza, perché insomma mi piace aprire delle conversazioni, dei dialoghi, invece che fare insomma una cosa frontale, noiosa e poco stimolante. Sottoscrivo il tuo invito. Come avete sentito, io sono supplente non ufficiale. Oggi ho accettato di buon grado perché sarei comunque stata qui tra il pubblico, quindi per un caso del destino mi trovo dall'altra parte, però facciamo in modo che questa barriera non sia così sentita questa sera, no? Usiamolo per ragionare, per scambiarci un po' delle idee. Com'è? Mi vuoi raccontare un pochino come è nata questa... volentieri. Allora, io sono stata coinvolta stamattina all'ultimo perché c'è un punto di contatto
che riguarda un lavoro che da qualche mese stiamo facendo qui in provincia, sul territorio provinciale, per mappare, capire che come venga percepito il tema del diversity management in provincia. La premessa è che l'incarico ci è stato dato dal Servizio Coordinamento per l'integrazione della provincia, che si occupa di integrazione di cittadini non europei. Però la ricerca l'abbiamo impostata in termini molto neutri, quindi non volevamo andare direttamente sul punto qual è la situazione, l'integrazione, le sfide dell'inserimento, del mantenimento e della progressione lavorativa di chi ha un percorso migratorio alle spalle, ma siamo partiti intervistando una trentina di realtà del territorio, aziende grandi e piccole, pubbliche e private, sindacati, associazioni di categoria, quindi lato datoriale, per capire quale sia la loro prospettiva sulla diversità in generale e dentro la realtà aziendale nella quale lavorano. E la prima, quindi, premessa non è stato uno studio di stampo linguistico, non siamo partite con un focus primario sul tema del linguaggio, della rappresentazione attraverso il linguaggio, ma nonostante questo sono uscite delle osservazioni che hanno un approccio, insomma, una lettura possibile dal punto di vista linguistico. La prima ha a che vedere con le caratteristiche generali di questa provincia, che abbiamo trovato un approccio generalmente entusiasta e positivo alla diversità. Siamo una provincia trilingue, una provincia in cui c'è l'abitudine a convivere, coesistere tra gruppi linguistici, e quindi generalmente l'approccio è positivo ed entusiasta, no? Un'attitudine positiva alla diversità. Quando però poi dal livello generale siamo scesi a chiedere che cosa significa diversità nella tua azienda, nell'azienda nella quale lavori, lì sono uscite delle osservazioni un po' più critiche. Quindi il primo punto è diversità vista come elemento molto positivo, salvo che poi nella relazione individuale e personale delle persone che abbiamo intervistato, da questo quadro generale si passava ad una definizione molto più problematica di diversità quando si tratta di relazionarci, gestirla o misurarsi, confrontarsi con questa diversità. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che il diversity management, poi sei tu l'esperta, quindi poi magari mi correggi se o aggiusti il tiro, se non la prendo direttamente al primo colpo, però diversity management è pensato come l'insieme di misure rivolte a tutta la diversità, quindi non soltanto alla diversità portata dall'ultima persona inserita in azienda o da quella che è diversa da noi in una maniera più visibile, meno codificata, a cui siamo meno abituati. E quando abbiamo chiesto il diversity management, se ci fosse un'adozione esplicita, una conoscenza del termine, un'intenzione ad adottarlo, in primis chi ha familiarità con questo tema sono le risorse umane delle grandi aziende. La piccola azienda artigiana non ha un ufficio risorse umane, quindi banalmente non ha nessuno che si debba occupare di questo tema. Ma poi c'è stato subito molto chiaro che dal punto di vista di chi abbiamo intervistato, il diversity management è quello strumento che ti serve per attrarre i talenti, dove i talenti stanno nelle posizioni apicali, quindi i dirigenti e le dirigenti, le persone comunque che stanno in alto nella gerarchia delle mansioni all'interno dell'azienda. O comunque altamente specializzate. Altamente specializzate. Questo perché in questa provincia in particolare si parla spesso di una carenza di personale, soprattutto nelle posizioni apicali, anche se fino a un certo punto, perché il settore sanitario, ad esempio, a tutti i livelli sconta una carenza strutturale ormai di personale, e c'è stata subito chiara questa differenza, ecco, che mentre alle posizioni apicali ci si rivolge pensando al diversity management, se si passa al livello degli executive, diciamo chi fa le cose in concreto, lì c'è più una gestione, un approccio a gestiamo le complicazioni e le richieste particolari che ci arrivano dal personale straniera in questo caso, perché poi l'altro punto che non ho citato fino adesso è che quello che abbiamo percepito in maniera, secondo me, molto interessante è una gerarchia delle diversità, no? Quindi se inizialmente, come vi dicevo, l'approccio entusiasta, la diversità è bellissima, ma nella tua azienda sì, abbiamo un po' di problemi, e quando abbiamo chiesto quali sono i tipi di diversità all'interno dell'azienda, delle realtà che abbiamo intervistato,
emersa una buona consapevolezza di tutta una serie di tipologie di diversità, il genere, l'età, la disabilità, l'esperienza migratoria, lo status familiare, eccetera, eccetera. E, chiedendo però poi esempi positivi, esempi negativi, lì c'è stata una biforcazione enorme. Quindi esempi positivi, da parte di tantissime realtà, è stata citata la questione di genere, con un riferimento al fatto che ormai esiste tutto un impianto normativo, delle procedure che in qualche modo fanno sì che questa diversità è percepita, a volte crea delle complicazioni per l'azienda, ma l'azienda ha tutto un apparato di strumenti che può applicare, comprese le politiche familiari, che naturalmente sono solo a beneficio delle donne e mai dei padri e dei mariti, almeno questo è quello che ci è stato riportato, no? Quindi quando si cita la questione di genere risolta dalle politiche, dal quadro normativo che c'è, perché anche le politiche familiari negli ultimi anni sono state di grande aiuto, no? Chiaramente a supporto delle esigenze del personale femminile. Questo per dire, quindi lato positivo, esempi positivi di diversità gestita e amministrata in maniera che poi porta ad un miglioramento della soddisfazione aziendale e della lavoratrice, la dimensione di genere, mentre poi quando abbiamo chiesto esempi negativi naturalmente li si passa subito alla casistica del lavoratore e la lavoratrice straniera, con tutto un lungo catalogo molto articolato delle fattispecie che causano queste percezioni negative, per cui dai cavilli burocratici, la situazione dei documenti incerta, che ovviamente poi ricade anche sul datore di lavoro, oltre che naturalmente sulla persona interessata, e quindi questa forte bifurcazione. Mi fermo qui. Grazie, ma purtroppo non mi sorprende. La situazione rispecchia molto poi alla fine la situazione in Italia, ma in realtà anche nel resto del mondo, quindi se è vero che comunque l'Italia è in uno stato particolarmente primitivo dal punto di vista del diversity management, è anche vero che in tutto il resto del mondo, compresi negli Stati Uniti, dove questa disciplina è nata ormai più di 40 anni fa, si sente ancora parecchie problematiche, perché comunque molte delle iniziative sono sfociate nel tokenismo. Il tokenismo è quel fenomeno per il quale si usa un rappresentante di categoria, quindi la donna, il nero, il disabile, specialmente nel marketing, nella comunicazione dell'azienda, per far vedere che questa azienda non ha nessun problema apparente con quella categoria. Un po' come appunto uno vale tutti, e magari però appunto vai a vedere e non c'è nessuna persona disabile impiegata nell'azienda o nessuna persona nera impiegata nell'azienda, quindi si fanno molti più sforzi sulla patina esteriore, che poi in realtà non riflettono lo sforzo che dovrebbe invece essere fatto all'interno dell'azienda. E questo è ovunque, quindi sì, siamo indietro, ma non così tanto indietro, o meglio, gli altri non sono così tanto più avanti, possiamo dire. Però sì, mi scontro spesso con questo fenomeno, e per questo infatti io insisto anche molto sul linguaggio, perché penso che sia un veicolo di potere molto molto forte, e che è anche molto più semplice da approcciare, perché il linguaggio è una cosa che tutti usiamo quotidianamente e che tutti possiamo modificare o aggiustare a seconda delle circostanze, in modo abbastanza indolore, possiamo dire. Quindi si tratta solo appunto di essere più consapevoli del linguaggio che utilizziamo e scegliere delle parole, dei termini a seconda del caso, o scegliere di non usarli, appunto, proprio per cercare di non riprodurre determinate oppressioni che di fatto continuano a avvenire in modo molto più implicito rispetto a magari appunto qualche anno fa, quando non avevamo normative e tutta una serie di cose. Quindi se continuano è anche perché si stanno diciamo insinuando in ambienti più, in modi, soprattutto modalità molto più sottili e più difficili da percepire, diciamo, a un primo sguardo. Non so se ci sono domande nel frattempo, perché abbiamo usato parecchi termini, non so se siamo tutti
come si dice? Li mastichiamo tutti. Se qualcuno magari ha un'esperienza, prego. Io volevo fare un intervento, come si è parlato di aggregazione, e prima ne abbiamo parlato nel mentor, magari anche volevate magari spiegarci un po' ognuna, per ognuna di voi cosa significa questo termine. Prego. Allora, faccio una promessa, il termine è molto problematizzato, no? Perché in qualche modo presuppone che ci sia un intero, una comunità coesa che condivide valori, che condivide cultura, condivide lingua, cosa che ad esempio banalmente in questo contesto non si può affermare, no? Quindi che ci sia un unicum. E integrazione richiede che chi arriva da fuori in qualche modo rinuncia a una parte del suo essere per acquisire quei valori che sono fondativi e che ci distinguono dal gruppo da cui proviene questa persona. Ora, a me non sembra, cioè, non so quanti di noi sono d'accordo con questa visione della società e non so se è un obiettivo al quale ambire, no? Immaginarsi come un collettivo coeso, indistinto e che condivide tutto quanto. Quindi è un termine molto problematizzato e negli ultimi anni. Sì, insomma, da un po' di tempo si suggerisce di sostituire inclusione al termine integrazione, perché lascia più spazio a immaginare che siamo un insieme di persone, ciascuna con il proprio orientamento, visione, valori, cultura, e c'è spazio per includere chiunque altro stia alle regole base del gioco, no? Che hanno a che vedere, penso, con i valori democratici e il rispetto della dignità umana. Sì, come sono già state spoilerate le persone che hanno partecipato alla formazione di prima, appunto anche inclusione secondo me è un termine che comunque suggerisce una relazione di potere tra chi è incluso, chi include chi, e quindi comunque cioè, continua a esserci questa disparità di potere, di ruoli e di aspettative. E quindi io invece preferisco il termine valorizzazione delle differenze, valorizzazione delle diversità, in un'ottica appunto di fare tesoro di quello che a primo sguardo appare una complicazione, una cosa, un elemento difficile da affrontare, e convivenza, che è appunto anche questo un termine alla pari, in cui due persone, tre persone, 10 persone, 1 milione di persone convivono nella stessa azienda, nella stessa famiglia, nella stessa società, nello stesso pianeta, per appunto semplicemente rispettarsi a vicenda e eventualmente collaborare, creare insieme, eccetera. Quindi anche qua torna appunto il peso e il potere del linguaggio che già cambia tanto, cambia tantissimo l'immaginario, e però appunto richiede uno sforzo di conoscenza e di presa di coscienza che dobbiamo fare, perché va fatto, perché non possiamo appunto dire le parole tanto per dirle, ma è una pratica continua, una pratica quotidiana, è una pratica stancante, cioè non è una passeggiata, non è una cosa piacevole, ma è una cosa che va fatta, uno sforzo che va fatto per creare quell'immaginario appunto vario, plurale e parimenti appunto rispettoso per tutte le persone, tutte le categorie, soprattutto quelle che appunto sono state silenziate per molto tempo. Se si sente dire spesso, ah, non si può più dire niente, in realtà non si poteva dire manco prima, ma le persone non venivano proprio ascoltate quando rifiutavano un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di terminologia violenta o comunque non rispettosa. Adesso, grazie anche ai social, c'è più possibilità di esprimersi contro queste questioni o comunque di cercare di cambiare l'immaginario, e quindi in realtà è questo, è cambiato solo, diciamo, appunto la relazione di potere, che non è più monarchica, concentrata solo in un unico gruppo, ma che piano piano si inizia a distribuire, si spera, anche in altri gruppi.
La city management va un po' in questa direzione, no? Di non considerare, perché da tante delle persone che abbiamo intervistato appunto veniva visto come lo strumento per gestire quell'ultimo gruppo lì, no? Questi nuovi lavoratori che hanno un determinato tipo di rivendicazioni che sono nuove, che, perché solo adesso le possono finalmente esporre. E invece l'idea del diversity management, ma per favore poi integra tu e correggimi, è di considerare tutte le persone che lavorano in questa data azienda come la diversità. Quindi smettere di pensare ci sono gli uomini, ci sono le donne e poi ci sono gli stranieri, no? Come se gli stranieri, uomini, donne, binari, non binari, fossero, avessero tutti lo stesso interesse, lo stesso bisogno in termini di flessibilità oraria, mensa, eccetera, no? Questa idea proprio di uscire dai raggruppamenti che hanno bisogno di isolare un gruppo dall'altro. E questa secondo me è la grande sfida, perché un po' nella teoria viene messo in luce come il rischio è che se passa un concetto un po' superficiale del diversity management che si basa su questi raggruppamenti, no? Quindi facciamo attenzione alle donne, facciamo attenzione agli stranieri, facciamo attenzione agli anziani e anche ai disabili. In realtà questo approccio rischia di marginalizzare ancora di più chi magari poi di queste vulnerabilità, di queste situazioni non si riconosce, non si vuole riconoscere, non sta nel gruppo nel quale è stato assegnato, magari ha un certo tipo di bisogno che ha a che vedere con quel gruppo, ma neanche altri svariati, o ne avrà altri in un secondo momento, no? E quindi, sì, infatti poi spesso va a creare anche dei conflitti tra i dipendenti, perché poi appunto i dipendenti, diciamo, che non appartengono a una categoria marginalizzata in particolare, si sentono come messi un po' da parte, che comunque appunto tipo i cocchi della maestra adesso sono loro, no? Perché vedono che c'è molta concentrazione, molta attenzione verso determinati gruppi, determinate categorie, quando invece appunto assolutamente giustissimo. La diversità è un concetto che è indefinibile in realtà, perché siamo tutti diversi, siamo tutti normali. Che cos'è la normalità? Che cos'è la diversità? Boh, nessuno lo sa, ognuno ha un'idea diversa, appunto diversa, e quindi il bello è questo, però appunto lo sforzo sta proprio nel cogliere quella particolarità e metterla comunque a sistema, metterla a servizio anche del sistema aziendale, comunque anche della società in generale. Un esempio anche banale appunto delle lingue, no? Che soprattutto in attuale Adige si riconosce molto facilmente, è appunto la possibilità, perché quando parli una lingua sei anche molto più affine a una certa cultura che è portatrice di quella lingua, e quindi sai anche come gestire la clientela, eccetera, eccetera, in un modo molto più efficace, efficiente rispetto appunto a una persona che quella lingua non la parla. Puoi aprire appunto il tuo mercato a tutta una clientela molto più varia. E appunto ci sono tutta una serie di vantaggi che possono essere colti dal punto di vista anche del business, che però appunto si fa fatica a mostrare, perché ovviamente le prime cose che vengono fuori sono spesso le problematiche che giustamente si manifestano in contesti soprattutto lavorativi, in cui scegli e non scegli di esserci, no? Perché comunque tutti abbiamo bisogno di lavorare e quindi un po' ti senti costretto a stare in quell'azienda, ma allo stesso tempo magari è il lavoro che vorresti fare, quindi comunque ci stai con piacere, e quindi diventa un ecosistema che va creato, va costruito insieme e appunto valorizzato insieme per cercare di mettere a sistema tutte queste diversità. Oh, improvvisamente tutti, vai, vai, prendiamoli tutti. Da solo un po' appannata, ma io volevo cogliere un po' quello che è stato detto in base un po' alla questione di facciata, no? Mi parlo di posizionamento come donna, il pink washing, l'ho visto, è molto pesante per le nostre vite, cioè quasi alla pari fastidio tanto alto.
E niente, di recente succede che una mia amica abbia interpellato un gruppo di lavoro nel mondo della cultura a un livello abbastanza alto perché donna e perché italiana, quindi all'interno di un ambiente molto schirolese, viene richiesta la sua presenza all'interno di questo piccolo gruppo, piccolo ma importante gruppo di lavoro. Quindi succede che chiaramente lei accetta perché non accetta perché è lei non accettare, però si ritrova all'interno di una situazione dove comunque la sua posizione viene nuovamente ascoltata, è messa sempre in prima fila delle foto e via dicendo. Quindi entrando un po' a quello che è successo comunque dopo questi ultimi 10 anni dove le proporzioni in Italia, il femminismo trasfemminismo sono riusciti fuori a gran voce, qui tanti di noi ne fanno parte, però succede che in questo momento della liberista questa cosa viene comunque ripresa e viene portata di nuovo dall'altra parte. Quindi mi sembra di capire che succede anche con quello di cui vi occupate voi. Tutte le categorie. Se come la leggete questa cosa, dove se ci sono stati degli errori, se ci sono degli errori, come per di questa della settimana che mi è stata parlata, voi non so come la pensate voi rispetto a questo, perché è chiaro che si vede che anche delle aziende non rispettano minimamente i diritti di lavoratori e lavoratrici, però nella pubblicità ha questa diversità e questi valori. Quindi mi chiedo questo cortocircuito cosa succede. Allora, in America, per esempio, c'è stato un periodo, cioè il primo periodo è stato quando si è focalizzato tutto sul business case, cioè la ragione del business, cioè che appunto le aziende erano quasi entusiaste del diversity management per ragioni di business, e cioè che hanno visto che vendevano di più, vendevano appunto a persone più varie, eccetera, eccetera. Però con gli anni poi si è iniziato a vedere appunto i difetti di questo business case, che comunque appunto non va poi a tradursi in una conscientizzazione aziendale, della cultura aziendale, perché è quella poi che deve cambiare, perché hanno notato la ritenzione degli impiegati è comunque molto bassa, quindi dopo averli formati e tutto quanto, e quindi ci spendi soldi e energia a formare dei nuovi impiegati, dopo 2 anni, 3 anni di media se ne vanno. E quindi hanno iniziato a capire un po' qual è il problema e si sono resi conto anche di questa, che effettivamente questa facciata funziona solo sul breve termine, perché poi sul lungo termine hai delle altre perdite, no? Che appunto è la perdita del personale, eccetera. Che appunto se è solo diciamo all'inizio, appunto nel breve termine, in grandissime aziende con, che ne so, 15.000 impiegati, ne vanno via 100, non te ne accorgi tanto. Ma quando inizia a diventare una tendenza quasi a scadenza regolare, inizi giustamente anche appunto ad avere delle ricadute anche dal punto di vista proprio economico, strettamente economico. E quindi si sta adesso ancora cercando di avanzare dei progressi, perché poi è iniziato questo problema c'è anche dal punto di vista delle categorie, nel senso che ci si è accorti anche che molti dipendenti non bianchi, donne con disabilità, eccetera, eccetera, quindi tutte le categorie marginalizzate stanno tutte ai margini dell'azienda, quindi tutte in posti comunque diciamo più bassi. E invece tra i dirigenti c'è ancora tantissima omogeneità. E quindi se dal lato dei numeri effettivamente l'azienda può toccare anche il 50%, poi effettivamente nella distribuzione del potere e quindi anche nelle camere decisionali, nei luoghi decisionali, continua la stessa categoria. E quindi hanno iniziato anche lì ad agire in modo diverso, andando anche ad analizzare quali sono le situazioni che creano l'autorevolezza, per esempio quando si vanno a selezionare i candidati per delle posizioni lavorative più alte. E quindi hanno visto che tipo le chiacchiere da bar, eccetera, in pausa pranzo, pausa sigaretta, aveva una fortissima
incidenza su poi la preferenza verso un candidato rispetto a un altro. Quindi vediamo come molte delle soft skills e dei luoghi informali in realtà hanno un grossissimo impatto poi su decisioni aziendali. E quindi anche lì bisogna un po' lavorarci, soprattutto anche con il Covid è venuta fuori molto questa cosa, perché appunto non essendoci più questi spazi informali in cui fare la pausa, sigaretta, eccetera, non c'erano più queste occasioni e infatti hanno notato dei cambiamenti anche su questo. E quindi ci sono tutta una serie di cose che si stanno facendo molto interessanti. Però diciamo che siamo un po' tutti responsabili e allo stesso tempo non abbiamo tutti lo stesso potere di cambiare le cose. Quindi nel momento in cui uno si sente appunto preso come token e se ne rende conto, può anche decidere di andarsene da un'altra parte, nel senso, ovviamente facendolo chiaro e ovviamente al netto del fatto che ha anche altre opportunità lavorative, però penso che sarebbe anche una importante presa di posizione che uno possa fare, anche perché molto spesso le persone pensano di vedere i mostri, cioè, e quindi no, forse ho capito male io, forse l'ho intesa male io, forse mi sto facendo viaggio io. Non ho altro. Ma per certo delle volte no, è proprio così come la stai vedendo. Se c'è qualcosa che non ti torna, vuol dire che c'è qualcosa che non torna effettivamente. Prego. Vorrei chiederti di spiegare magari un po' più nel dettaglio come si svolge la formazione, se ci sono dei format classici che tu usi e dove ti capita più spesso di intervenire, a livello dirigenziale, a livello un po' meteo, dipendente di ufficio o anche nel caso di una fabbrica proprio al livello operativo, e quali sono le differenze nel tuo approccio e nelle problematiche. E poi, parlando di lingua, ti volevo chiedere quanto il non detto è peggio del detto, e forse sintomo di una società e una cultura che ha difficoltà ad esprimere concetti difficili e tende piuttosto ad evitare i conflitti perché non sa come gestire a livello linguistico, e quasi questo è problematico per la valorizzazione. Tipo dire di colore, esattamente. Cioè, dire di colore è proprio lo dico, non lo dico, come lo dico, di colore, c'è un colore, non posso dire qual è il colore, c'è solo un colore, io sono trasparente, non di colore. Quindi sì, è una parola che proprio io non digerisco. Si può dire nero, si può dire marrone, dite tutti i colori che vi pare, basta non dite di colore, dando per scontato che siate trasparenti. E, allora, diversity management è un percorso, in realtà non dovrebbe essere uno standard di formazione, perché appunto proprio per non reiterare lo stigma eccetera eccetera deve essere tailor-made, quindi deve essere accomodato sulle esigenze, le complessità, le caratteristiche dell'azienda in sé con cui si va a lavorare. E quindi già partire, diciamo, con una predeterminazione anche solo della durata del percorso è già dichiarare fallimento del percorso, perché già stai dando per scontato che appunto certe complessità le affronterai in X tempo, eccetera, eccetera. Quindi un'azienda che veramente vuole fare il suo lavoro, la cosa migliore è avere proprio un team di diversity management fisso dentro l'azienda, che ovviamente si interfaccia con risorse umane, che è, diciamo, il primo il porto di primo approdo, possiamo dire, ma che assolutamente deve pervadere tutta l'azienda, perché tutti i lavoratori e le lavoratrici devono essere a conoscenza del fatto che l'azienda sta intraprendendo questo percorso, il perché, e devono anche essere coinvolti, perché appunto in realtà poi molte delle oppressioni si verificano di nuovo appunto in questi luoghi informali, in queste battutine, in queste
questi gruppi che si creano anche un po' come si creavano a scuola, no? Cioè dei vari gruppetti di influenza, chi è più vicino al capo, chi è più voluto dal capo, tutte queste... Sono dinamiche continue, sono dinamiche umane, sociologiche, che per forza continuano e per questo vanno gestite, a maggior ragione se si tratta di lavoro, a maggior ragione se viviamo in una società ormai super anche globalizzata e anche sempre più dinamica da molti punti di vista. Quindi è un percorso, io personalmente lavoro molto con cooperative anche con insegnanti delle scuole e con piccole aziende. Non mi è mai capitato ancora di lavorare per una fabbrica, ho lavorato per aziende di moda anche, ma anche per una questione del mio percorso personale, perché io nasco comunque come attivista di un'associazione, quindi poi tutti i vari contatti negli anni sono poi diventati anche clienti, eccetera, eccetera. E perché anche appunto c'è un grande focus adesso sull'immigrazione, su come integriamo questi migranti, come li infiliamo, li incastriamo, cioè proprio come delle pedine il modo in cui ne parlano. E quando invece appunto l'ho scritto anche in un saggio che poi vi condivido, quello che io trovo anche affascinante del diversity management è che risolve 10 problemi in uno, perché nel momento in cui, per esempio, banalissimo esempio, vai a lavorare sulla mensa, in cui decidi che avendo una consistente percentuale di persone musulmane non metti il maiale, allo stesso tempo puoi anche prevedere dei pasti per chi è vegano, eccetera, eccetera. Cioè nel momento in cui lavori sulla mensa, lavori sulla mensa a 360 gradi, per persone celiache, per persone così, cos'ha. Cioè puoi andare a toccare tutta una serie di questioni. La stessa cosa, per esempio, per le persone appunto... mi era capitato perché ho lavorato in Tesla per 2 anni in Olanda e noi lavoravamo a turni dalle 7 del mattino alle 3 del pomeriggio oppure dalle 2 del pomeriggio alle 11 di sera. E durante il periodo di Ramadan i colleghi musulmani si sono scambiati i turni con i colleghi non musulmani per fare sempre solo i turni di sera, perché di mattina almeno appunto dormivano finché potevano e venivano al lavoro, stavano 2-3 ore lavorando a digiuno e poi finalmente potevano mangiare e finire il turno. Quindi anche questa appunto è una cosa che anche al collega può far comodo di farsi solo le mattine per tutta la settimana, così poi la sera c'è la libera per stare con la famiglia e tutto quanto, per esempio. Quindi vedi come si incastrano poi anche molto bene le cose se sono ben pensate e se sono anche pensate in entrambe le direzioni e non solo in una, cioè io che devo integrare te, io che ti devo sistemare, io che ti devo gestire, io che ti devo, ma è una cosa reciproca. E quindi sì, cioè sono tanti gli esempi che si possono fare. La seconda domanda su? Cioè il fatto di far emergere delle problematiche e dare dei nomi, delle definizioni e forse dare spazio anche alla frustrazione e trasformarla in... Sì, come avevo fatto appunto l'esempio del di colore per dire che sì, secondo me se non si esplicita non si può affrontare, cioè questo è... risaputo, non si può affrontare perché non hai proprio i termini per dire di che cosa stiamo parlando, che cosa stiamo cercando di affrontare. Quindi assolutamente, cioè il non detto è complice del potere. Allora io vi faccio un attimo l'avvocato del diavolo e mi dispiace perché magari avendo avuto un workshop prima è un po' stufante adesso, però io comunque ero super informata a proposito appunto del femminismo, ecologia, eccetera. Anche mi sembra insomma la quarta wave del femminismo, se non vado errata, giusto? Sì, io non seguo le wave, onestamente. Anche per quello. Comunque, poi mi è capitato di andare a studiare e anche lavorare per anni in Repubblica Ceca, dove sono più sviluppati in certi ambiti, per esempio la digitalizzazione, la tecnologia, eccetera, però magari in certe cose, tipo la democrazia, il pensiero più
di valorizzazione, non inclusione, allora come dici tu, è un po' indietro. Allora, poi studiate politica, che è molto realista come tipo di filosofia, diciamo, e poi adesso studio economia, quindi molto liberale. E mi sembra che tu sia dalla parte del costruttivismo sociale, giusto? Perché noi lo adoravamo il primo anno di triennale. Tutti quelli che piacciono il realismo, cattivi, non li parliamo, noi siamo costruttivisti sociali. Però alla fine, dopo quasi cinque anni di educazione, continua a capire che c'è una forte difesa e una forte discomfort. Proprio la gente non si sente a proprio agio con il diverso, purtroppo, e soprattutto con culture diverse che arrivano, spesso la gente fa fatica e poi anche la gente ragiona a inerzia. Quindi se può evitare di sforzarsi, lo evita perché gli fa comodo. E quindi io spero che la società diventi un po' più aperta mentalmente, un po' più creativa, magari stiamo entrando in un'era completamente diversa. Però molti in Repubblica Ceca, o comunque molti in generale forse, direbbero: ma se la gente non si sente a proprio agio, cioè se la gente vuole parlare in una certa maniera e dire la propria, perché non può, no? Quindi cosa ne pensi? Perché tu hai detto... Scusate, l'ho detto, magari lei. No, no, va bene, tu siamo in conversazione. Va bene. Prima si diceva e adesso si insinua, però comunque c'è. Mm-hmm. Ma perché allora non rispettare il fatto che c'è? Cosa significa che c'è? Cambierà? Non cambierà? Qual è la tradizione? Io non ho tutta questa grande ambizione di cambiare le menti delle persone. Per me, se si cambia già solo il pudore di dire o non dire certe cose, per me già è tanto, perché di fatto a me, anche egoisticamente parlando, non mi interessa cosa tu pensi, se poi tu non mi dai della N-word o cose così, anche se tu magari lo pensi. Cioè, di fatto a me quella cosa non mi tocca. Certo è che, e si vede anche soprattutto nell'aspetto del reclutamento, queste supposizioni, queste appunto oppressioni che interiorizziamo, poi in qualche modo escono fuori, si manifestano appunto per esempio nel reclutamento con prendere una persona al posto di un'altra perché ti dà un'idea di più professionale, più attendibile, più legittima, più qualcosa. Però anche lì si può lavorare su cercare di agire solo sull'aspetto più tecnico, tra virgolette, e, per esempio con i curriculum ciechi, che qua praticamente si tolgono tutte le informazioni sensibili, il nome, le foto, l'età, eccetera, e si guarda solo l'esperienza della persona, e in base a quello si decide chi è più meritevole della posizione. E anche lì, quindi, tu eviti che il portato della persona influenzi poi una questione un po' più tecnica, senza dover andare a dire alla persona: no, però se è nero lo devi prendere lo stesso perché comunque è professionale lo stesso, no, però se è donna lo prende lo stesso perché può fare anche lei il capo, eccetera, eccetera. Vai a agire direttamente sull'atto in sé e cerchi il modo migliore per poterlo fare nel miglior modo, meno appunto più valorizzante, meno stereotipico. Mm-hmm. Quindi per me è questa la via, onestamente. Sì, c'era lei e poi c'era lei. Ah, visto che si è ancora a scuola, che è il mio mondo. Che cosa può fare la scuola per valorizzare tutte le persone che ci sono dentro, cioè gli studenti, i docenti, i lavoratori non docenti delle scuole, perché si tratta di un complesso di persone complicato, complesso, con dinamiche complicate e con differenze, con grosse differenze generazionali che comportano quindi dei bias e delle strutture mentali difficili da costruire.
Guarda, io faccio, mi diverto un sacco come insegnanti quando faccio le formazioni, ma innanzitutto poi bisogna anche capire, anche lì sempre il posizionamento, perché se tu lavori nel Ministero dell'Istruzione ti faccio un discorso, se invece sei una umile insegnante te ne faccio un altro. Il Ministero dell'Istruzione c'ha ancora dei testi che fanno paura, che sono stati concepiti nel 1930, e non ho detto una data sparata, è proprio così. Quindi ovviamente si deve un attimino aggiornare, e anche gli editori possono dare una spintarella in questo senso, fare un po' di pressione in questo senso. Le insegnanti, per esempio, sempre appunto a proposito dei libri, penso sia molto interessante lasciare i libri da una parte e usare, soprattutto adesso che abbiamo accesso a YouTube, un sacco di contenuti multimediali, usare magari più quelli per andare ad abbracciare temi specifici, e soprattutto decolonizzare il curriculum scolastico, che è veramente pauroso, è solo esclusivamente incentrato sull'Occidente e tutto il resto del mondo non esiste, né in storia, né in geografia, né in niente. Anche lì, appunto, si dice storia dell'Africa, storia dell'Asia, storia dell'arte africana, storia e storia è storia. Non è storia dell'Occidente, è storia. Non è storia dell'Europa, è storia e basta, no? Guerre mondiali, stessa cosa. Cioè, guerre mondiali solo perché era coinvolto l'Occidente, però se c'erano tipo 400 paesi in Asia che si facevano guerra tra loro, quella non è una guerra mondiale, è una guerra tribale, probabilmente la chiamerebbero, no? Quindi il linguaggio fa tantissimo a scuola. E poi un'altra questione che noto spesso è anche lì il, non so come si può dire, però il prendere il ragazzo con la famiglia ivoriana o la ragazza non binaria e metterla sul palcoscenico della classe. Questa cosa va evitata perché va a irrigidire ancora di più quelle differenze che grazie al cielo i bambini non percepiscono. Quindi se il bambino o la bambina ha una particolarità appunto di qualsiasi tipo, bisogna lasciare che si esprima con i suoi tempi e con le sue modalità. Non si può dire oggi parliamo della Costa d'Avorio e magari quel bambino è stato adottato dalla Costa d'Avorio, quindi non sa, cioè, non sa manco dove sta sulla cartina la Costa d'Avorio, e quindi si sente anche a disagio perché dice ma io che ti devo raccontare? Quindi mai che sia un'iniziativa dell'insegnante, ma sempre benvenuta se è un'iniziativa comunque del bambino e della bambina. Ecco. Allora sì, innanzitutto ringrazio davvero tutti quelli che hanno organizzato questo workshop, è veramente interessante, mi piace molto, non ho una domanda da fare chiaramente soltanto il mio pensiero personale, e mi piace il focus sul linguaggio, perché il linguaggio è un termine che può essere considerato un astratto, cioè linguaggio che è una, non ci può concentrare su cose più concrete, eccetera, ma in realtà il linguaggio, come hai detto molto correttamente, è uno strumento di potere enorme. Il linguaggio serve per creare le idee e serve ancora più importante a condividerle, e di fondere idee che possono essere buone, possono essere anche negative. L'impatto del linguaggio lo vediamo nella nostra società tutti i giorni. Faccio un esempio, ma tempo che fare letteralmente milioni su tantissimi campi diversi, ma ad esempio in India mi ricordo, no, fatto, mi ricordo che 15 anni fa, 17 anni fa, in India, quando si riportava ai fenomeni delle immigrazioni, si utilizzavano determinati termini, si utilizzavano determinati linguaggi, si diceva sbarco di immigrati, si utilizzava il termine invasione. Adesso, per amor del cielo, si può dire che il linguaggio sia un po' più di immigrati, di clandestini, di migranti, però alla radice, diciamo, di questo linguaggio si considera una crisi, per esempio, crisi. Il problema quando, se si guarda dal punto di vista storico,
le migrazioni sono sempre esistite, da quando l'Homo sapiens è diventato tale, è migrato dal tranquillo del mondo e per migliaia di anni non è mai stato un problema, anzi è stato un motivo di arricchimento per le civiltà del passato, come può esserlo ancora adesso nel presente. Quindi sì, e secondo me il clima infelice politico ecco, attuale è figlio anche di questo linguaggio che è stato usato e non per conclusione, per un po' contestualizzare la cosa, senza dubbio questo linguaggio è anche figlio di determinate idee, come ad esempio nazionalismi o l'idea di confini. Per noi che viviamo nel XXI secolo è considerato qualcosa di naturale, sempre esistito, ma in realtà no. Il concetto di Stato nazionale, neanche 400 anni, nazionalismo. Commento. Però sì, un commento e quindi faccio wrap up stream, ecco perché. Quindi sì, sono idee, che sono sempre scritte, ma sono molto recenti, quindi possono cambiare. Alcuni linguaggi può cambiare, quindi per concludere. Questo focus è veramente molto molto interessante, ecco, da lì può partire davvero tutto. Sono sempre cambiate, quindi possono continuare a cambiare. Assolutamente. Cambieranno di sicuro. Non si sa quando. Siamo disperati. Prego. Grazie. La circa 14 anni e il mistico è una regola dove si parla inglese, tedesco e italiano. E una delle grandi difficoltà è che non c'è una lingua in mezzo. Per cui una persona si sente esclusa se si ritrova in un ambiente dove si parla solo tedesco. E se non capisci quella lingua, allora si esita questa parte di altri mari. Perché non c'è una lingua in mezzo. E spesso nel lavoro, nel luogo di lavoro, l'uomo confrontato a questa situazione qui, visto che non c'è una lingua comune per tutti, succede che una lingua prende il sopravvento sull'altra. E così via. Se ti ritrovi, per esempio, io nel mio caso, quando mi trovo a parlare con una persona di lingua tedesca, quando siamo in due parliamo tranquillamente, ma quando arriva un'altra persona tedesca, sembra come se automatica mi si gira a cominciare a parlare con il suo connazionale, la sua stessa lingua. Stessa cosa succede anche con gli italiani, perché l'altro ha parlato con gli italiani che anche loro hanno visto questa esperienza. E quindi penso che bisogna anche lavorare un po' tra i dipendenti o i collaboratori, vedere se si può fare qualcosa in questo contesto. Poi volevo ricordare un po' sul punto, poi un'altra cosa è sull'inclusione, quindi cercare di fare qualcosa per rendere le persone più inclusive. Questo parte dal rispetto. Per esempio, in Francia, quando vai in Francia, una persona che non conosci, gli dai del lei. Quindi, e invece quando lo conosci, è del lui. Qui succede spesso che siamo un mondo. In italiano c'è che insulta questo tu, ma invece dalla parte tedesca è diversa un po'. E quindi poi dipende anche se quella persona ha più potere rispetto all'altro, quindi anche lì è detto perché se il mio capo si mette qui davanti non potrei mai dire anche se scherziamo dietro. E quindi spesso quando mi trovo un ambiente di atelier, se il referente è un africano, per esempio, viene spontaneo da dare tutto. Perché si sente, non so se si sente più vicino alla tutta persona, oppure si mangia una mancata di tempo per questa persona. E perché
entra in gioco tante persone del passato che fanno sì che con questa persona non posso dare delle mi succede anche al lavoro, per esempio, tutti i miei colleghi che sono in più lavoro con un'azienda internazionale, che tutti quelli che lavorano in Francia mi danno del più per lei, ma a me mi danno del più per essere più curiale, familiare, ma io ogni tanto lascio perdere questo, però è una persona che l'ha portata. E quindi ringrazio di aver organizzato questo laboratorio e cioè, sono tante questioni. La questione del colore, spesso la stampa parla del colore, persone di colore, che viene accettato facilmente perché dalla parte degli occidentali che sono male, cioè è una espressione che si usava nel passato, durante la schiavitù e tutto, ma viene ancora riportato adesso. Quindi se si usa ancora adesso significa che c'è un problema. Finché non si risolve, sembra normale per tutti. Qui viene usata questa parola persona di colore, ragazzo di colore. Nelle radio, la televisione si usa sempre. Ma non va bene. È una parola che ferisce. Una parola che dà fastidio. Offende. È come dire si parla qualcuno. Tu passi, ti chiamano che vuole una cosa di colore. Qual è il controllo di questa parola? Il controllo di questa parola non esiste. Perché l'altro non è un colore. Invece, se una parola non comprata, allora non esiste, non c'è un'altra. Ci sono tanti esempi di questo tipo e si spera veramente che si lavora per poter trovare delle soluzioni in rispetto, bisogna dare rispetto a tutti, indipendentemente da dove proviene, eccetera. E se non conosce la persona, non può dare del tutto. Ecco. Grazie. Lei quale penserebbe che potrebbe essere una buona migliore? Avvicinarsi a me o chiedermi rispetto a... No, prima c'è il rispetto. Non ti conosco, ti do delle leggi. Sì. Quindi devo rispettarti. Finché non siamo collocati vicini, rimane così. Io intendevo di colore, il discorso che ha appena fatto. Bisogna avvicinarsi alla persona. Per sapere da dove viene o qual è la sua cittadinanza. Sono cittadino di un paese, non è che sono, perché ho la pelle diversa, che sono classificato come persona di colore. Da dove si capisce? Nero va benissimo. Ma forse... Senza la G, nero senza la G, ripetete con me, senza la G, perfetto. Scusate, ma forse la maggiore anche la necessità di definire il dettaglio, cioè, se ci focalizziamo significa che ha un'importanza ancora grande, dovrebbe avere, sostanzialmente la persona sarà giudicata per le stazioni, non per colore, origine o qualsiasi altra cosa, quindi forse abbandonare la necessità di specificare. Quell'uomo con la giacca blu, cos'è blu quello soddatonica? Nera, non so, per esempio, no? Però sì, forse si usa di più, per esempio, se uno parla di Black Lives Matter, infatti lì dice forse gli attivisti di Black Lives Matter, non sono tutti. Non sono neanche tutti neri. Esatto. Okay. La maggior parte delle volte non c'è proprio bisogno di specificare. Sì. Però lo si fa perché... fa esotico, fa boh. Sembra più attendibile in alcune situazioni, non lo so, però la maggior parte delle volte non c'è proprio, non è rilevante. Forse invece molte volte si vuole far passare, certo, un risultato extra e è sicuro che passa, quindi sì, facciamo un sentire di più informazione. Mi sento una persona oppressa, io non ho aspettato di parlare, magari mi dimentico anche una donna che mi sta dando la vita, che sia una donna, perché sì, ho bisogno di giocare il mio ruolo, quindi io capisco che se qualche persona che ho conosciuto nella mia vita rivendica la tua nerezza, la tua posizione, certo, perché è una bella persona sessuale, che per me è qualcuno, sì, perché sono le stagioni. No, perché si dice, perché mi di pagare un orgoglio
perché non vivono in una massa in strada. Assolutamente. Ma anche come l'autoironia, che spesso invece è imposta, no? Ah, no, ma perché ti offendi? Ah, è una battuta, sì, ma non mi fa ridere, visto che è una battuta su di me o sulle persone come me, deve far ridere me prima di tutti. Se non fa ridere me prima di tutti vuol dire che non è apprezzata e anzi è offensiva. Cioè questa autoironia imposta, no. È auto perché è la persona che la usa per se stessa. Se non è auto. Io vorrei fare una domanda rispetto a cosa include questa diversa, quindi fare di capire che discorso include del genere, si possa includere tutto, include tutto. Mi chiedevo solo questa parola, carica, termine casso, tutto questo di come si approva, perché abbiamo parlato di ruoli affettali e appunto anche in femminismo, in transfemminismo, magari nel quartiere dove sono cresciuta, sono cose che stanno sicuramente più un eco lontano magari rispetto a un'azienda del fashion dove si parla e si pratica magari questo del vestiti. Mi chiedevo per fare la domanda, ma se mi viene un po' per dollari, come si fa a fare eventualmente nelle fabbriche, nelle iniziative che sono un tema molto forte, non immagino che già di pensare alle condizioni di lavoro sono peggiori, immagino che si sia parte di quella delle varie. Rispondo brevemente, poi magari se anche tu ne hai affrontato nella ricerca. Allora, la classe esiste sempre, cioè c'è sempre una questione di classe in mezzo, in qualsiasi categoria, di qualsiasi categoria parliamo. Spesso dipende, per quanto mi riguarda, dipende spesso, cioè su quali diversità, diciamo, concentrarsi di più, dipende spesso da una necessità aziendale per forza di cose. Quindi se hanno notato appunto particolari, che una categoria in particolare è oppressa o che comunque c'è appunto una ritenzione molto più bassa o che comunque c'è una presenza molto importante di quella categoria, cioè ovviamente si va a lavorare un po' più sullo specifico su quella categoria, ma tenendo sempre il focus sul fatto che comunque parliamo di categorie intersezionali, quindi se parliamo di gender gap intendiamo tutte donne trans, donne lesbiche, donne nere, donne con disabilità, donne musulmane, donne non binarie, tutte le donne, donne di classe media, donne di classe alta, eccetera, eccetera. Quindi si fa sempre poi un accenno a tutte le altre complessità che possono incidere anche sulla questione, però prendendo come punto centrale il genere, poi a seconda di appunto necessità aziendali, e anche di budget, purtroppo, nel senso che fare un lavoro a 360 gradi costerebbe parecchi soldi e parecchio tempo, e poi va anche a creare una frustrazione, no? Perché di fatto lavori su tutto, non lavori su nulla. Facendo un lavoro un pochino più mirato, ripeto, senza partire per compartimenti stagni, però con un focus più centrale, è più facile anche vedere poi i risultati, e poi nel tempo poi dedicarti ad altre categorie, piano piano a tutto a secondo. Per esempio, appunto, in un'azienda di trasporto pubblico in una fabbrica si è affrontato il tema del trasporto pubblico perché la fabbrica sta in un posto molto isolato e non ci arriva l'autobus, e quindi molte persone non sanno proprio come raggiungere il posto di lavoro, quindi lì si è creata una sinergia con l'amministrazione, eccetera, eccetera, e quella è pienamente una questione di classe, anche se tutte le persone che prendevano l'autobus sono persone immigrate, quindi vedi come i temi si intrecciano tra loro. Sì, poco da aggiungere, sono d'accordo con quanto dicevi tu, la classe dappertutto, tendiamo nel discorso pubblico a dare più visibilità ad altri tipi di appartenenza, anche per convenienza politica, perché se la classe operaia si ricorda di esserlo, forse c'è un problema, poi qualcuno ha un problema.
E nella ricerca che abbiamo fatto qui a livello locale siamo stati in due grandi realtà, una fabbrica, quindi classe operaia, nella periferia, e una grande realtà che lavora nei servizi a Bolzano. E dove ci sono interventi di accomodamento delle diverse esigenze di chi lavora lì dentro, come vi dicevo prima, non sono designati diversity management, perché quello è ritenuto un set di strumenti che tu usi per attrarre i talenti, i cervelli, e invece le persone che lavorano in mensa o gli operai della catena di montaggio gli viene incontro. E quindi no, torniamo al peso che ha il linguaggio, ti sto facendo un favore, no? E dopodiché il modo in cui gli vanno incontro sono delle soluzioni in qualche modo brillanti, che ricalcano un po' quello che dicevi prima tu, banche ore per consentire di prendere ferie più lunghe per chi deve tornare al paese d'origine, e la mensa turnata anche in base ai ritmi del Ramadan, eccetera. Quindi cioè, la creatività c'è, anche la capacità di trovare soluzioni che fanno stare meglio le persone che lavorano lì dentro. Sarebbe bello dire che meraviglia che siamo in grado di risolvere brillantemente, trovare degli accorgimenti che valorizzano la splendida diversità che abbiamo in questo reparto produzione. Si fa un po' fatica. E sarebbe importante saldare questi due discorsi, insomma, far tornare la classe anche a parlare dentro i discorsi sul diversity management. Una domanda appunto è che si immaginava locale, di un'azienda privata, però la politica però cosa fa? L'ambito locale, ricordandosi di questa provincia, cioè la provincia è totalmente guardata un partito che per statuto una cieca per tenere il diritto italiano. Quindi per cui è proprio ma infatti fai questo è il la fai a noi questa hai sbagliato il titolatore. A parte l'invito a darci del tuo, io sono a mio agio se mi si dà del tuo, non è un obbligo, ma per tenere la conversazione un po' informale costruttiva. No, questa è la domanda che poi rigirerei a chi la posta, perché di solito se si fa una domanda un dubbio di risposta già lo si ha. E allora, la risposta comoda è: il diversity management è per definizione una misura volontariamente adottata dalle aziende, e su questo poi sarebbe interessante sentire te, ma nell'ipotesi in cui il diversity management venisse imposto dall'alto, io temo che potrebbe uscire un po' stream, perché allora poi diventa un check the box fatto e via. E cosa fa la politica? Penso punti il riflettore su quei casi virtuosi di grandi aziende che abbiamo sul territorio e che stanno investendo molto sulla responsabilità sociale di impresa, su una visibilità di un certo tipo, e quindi impegno sociale, impegno ambientale, eccetera, anche non solo per questioni di marketing. E quindi lasciamo parlare l'eccellenza del territorio, così noi non ce ne dobbiamo fare carico. Questo sì. Direi. Cosa fa la politica? Schifo. No, scusa. No, cioè, sì, nel senso, come sempre, l'azienda arriva prima. Sempre. Il business arriva prima. Il business ci arriva prima. La politica cosa dovrebbe fare? Sicuramente facilitare tutte le barriere, diciamo, più sociali e strutturali di queste situazioni, cioè appunto se pensiamo al gender gap, allungare i tempi di congedo di paternità, un tempo sensato, cosa che molte aziende già stanno facendo, cioè stanno applicando loro i giorni molto più estesi per il congedo di paternità. Anche questa tra l'altro è una lotta intersezionale, nel senso che è venuta anche molto dalle famiglie omogenitoriali, una spinta delle famiglie omogenitoriali, che quindi appunto
avendo due padri, entrambi con 10 giorni a testa, è chiaro che non era fattibile. E quindi in questo modo, con un'istanza, si rendono diritti per tutti. E stessa cosa col permesso di soggiorno, tutte quelle pratiche burocratiche che rendono impossibile alle persone comunque avere una situazione lavorativa stabile, eccetera, tutto quello che è legato anche alla residenza, cioè ci sono veramente tantissimissime barriere dal punto di vista amministrativo che la politica non so quando si deciderà a risolvere, perché penso anch'io non gli va proprio, cioè proprio non gli va, molto semplicemente troppo sbatti e guadagnano lo stesso, cioè di fatto pigliano lo stesso stipendio, che lo fanno o non lo fanno, quindi tanto vale sporcarsi meno le mani, intascarsi lo stipendio e così è. L'azienda invece ha ovviamente un vantaggio economico da cui trarre e quindi lo fa anche volentieri in alcuni casi. Quindi la politica dovrebbe ascoltare le aziende, dovrebbe ascoltare molto di più le aziende e adeguare la società in modo molto più decisivo. Stavo tentativo di inserire approcci di diversity management anche nel CIS, CDL, associazioni cooperative che aiutano anche a sviluppare i lavori magari più lunghi, che però può attingere forse a qualità di altri operatori, operatrici di più basso livello, per magari richiedere anche un diversity management della propria azienda. Ci sono stati dei tentativi di tipo? Io non ne sono a conoscenza, però stavo iniziando a guardare su questo, penso, perché infatti mi interessa molto. Perché la Lega Coppa viene sto pensando, no? Cioè che potrebbe essere un portello anche per aprire, no? Cioè per facilitare una visione un po' più ampia, però anche appunto che cerca di superare il razzismo e quindi permette un approccio e dà tra l'altro un nuovo potere sulla digitalizzazione, ma appunto in modo trasversale. Mi era sembrato che in Francia lo è un progetto di questo tipo. È possibile, sì. Perché comunque i sindacati sono molto forti. Sì, è molto diversa come società, no? Ma in realtà più liberista. Sì, sì. Secondo me è una strada su cui si potrebbe. Sì. Il problema dei sindacati in Italia è che stanno assumendo le sembianze di un partito uscito male. Quindi sì, cioè non hanno più contatto anche loro con i lavoratori e le lavoratrici, non hanno più interesse a difendere appunto le loro istanze e stanno lì arroccati. Sono composti prevalentemente da over 50-60, quindi sono i sindacati che si parla poco per raggiungere la logistica o c'era stata anche la cosa interessante prima delle donne in lux, che erano quasi tutte di dare un migratore, ma perché sono quelle che lavorano, esatto, che accettano questi lavori. Ci sono questi punti che poi non sono neanche che sembrano avere. Sì, non è CISL e quindi è piccola. No, però ti va con le tasse, vedere che non sono tutti neanche tanti, però non ci si racconta sicuramente la Repubblica, il Corriere, che si fa con i racconti pochi, quindi si vanno a sapere, però queste sono i limiti importanti, qualcuno comincia a prendere un po' di cose, però sicuramente una possibilità. Sì, forse serve anche un cambio di cultura, di mentalità, perché il sindacato è abituato a lavorare su carta canta e contatti collettivi, integrativi, eccetera, eccetera. Il risk management è molto più soft come approccio, molto meno imposto dall'alto, molto più negoziale a livello di singola azienda, perché ogni azienda avrà le proprie questioni da gestire con questo approccio, e chiedere a uno che si è sempre basato, a chi si è sempre basato sulla forza dei contratti, esatto, di abbracciare questo approccio più morbido,
io non escludo che ci vedano anche un rischio di essere ulteriormente spossessati se ancora possono perdere base. Abbiamo fatto questo primo lavoro di mappatura che è parziale, perché appunto abbiamo sentito solo le parti datoriali, quindi in una seconda parte, se troviamo dei finanziamenti, vorremmo fare la parte lavoratore e lavoratrice, capire tanto loro azienda per azienda, andando a capire qual è il riscontro delle aziende che già abbiamo sentito dalla parte manageriale, sentire chi ci lavora dentro, per capire. Abbiamo visto una parte, diciamo, di appunto ipotesi per soluzioni concrete, come può essere questa appunto della Lega Coop a creare uno sportello dai diversi. Allora, noi abbiamo selezionato alcune buone pratiche che alcune aziende mettono già in pratica, stanno pensando di formalizzare, eccetera, eccetera. Poi, come diceva lei, non c'è un pacchetto di misure che azienda per azienda ti trasferisce. Sì, il report non è ancora pubblicato, contiamo di farlo all'inizio dell'anno prossimo. Questo volevo capire come li avete scelto queste realtà. Cioè, se è stata una cosa vostra o se come è nata la mappatura? Sì. No, no, figurati. No. Allora, non è rappresentativo perché 30 aziende, 30 realtà, ovviamente non aveva l'ambizione di essere rappresentativo, ma di andare un po' a sondare il tema, e le abbiamo scelte all'interno di questo campione del non rappresentativo per avere le voci di diverse tipologie. Quindi dimensioni e ambiti, settori di produzione. E quindi, siamo proposti noi e qualcuno a braccia aperte, chi aveva esperienze positive da raccontarci, altri un po' meno, insomma, però diciamo che nessuno ci ha negato l'intervista, qualcuno ha chiesto di non registrarla, eccetera, però il mercato lei certo business case, no, certo, in parte era incoraggiante, perché il fatto che tutte abbiano avuto voglia di raccontarci quello che stanno provando a fare, anche le difficoltà, eccetera, dice che sì, forse siamo davvero nelle mani del mercato, cioè arriverà prima la spinta del mercato a cambiare le cose, perché se aspettiamo che arrivino delle linee guida dal capitalismo, è triste ma vero. Che dobbiamo fare? Forse anche lì sarebbe di nuovo utile fare un sistema di prevenzione, no? Quindi C'è già purtroppo vari istituti, c'è l'ISO, ci sono anche delle fondazioni private che lo stanno facendo a livello europeo, a livello internazionale, a livello di a seconda del settore, c'è già un grandissimo sistema. Per me interessa molto vedere proprio alcuni buoni esempi, magari anche all'estero, e capire come poi applicarli in realtà, perché stiamo parlando di aziende comunque anche naturali, diciamo, da fare. Cioè, comunque il medio piccolo qua, cioè medio alto qua è molto piccolo. Sì, 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 sì. Cioè, stiamo parlando proprio di. Per me, perché ho letto alcuni studi che però parlano sempre di realtà grandi. Sì. Quindi non sono piccoli, no, che potessero lavorare qui. E quindi, cioè, per me c'è un crack su questo, cioè, c'è poco ancora studio sulle aziende medio e piccole. Perché le aziende. Sono quelle che perdono maggior ragione, no? Perché hanno meno fondi e tempo per investire. Purtroppo quello. Però se non sbaglio c'è una sulla pagina web della Carta per le Pari Opportunità, che è quella che tematizza un po' il diversity management anche in Italia, c'è una pubblicazione dedicata alle piccole e medie imprese, non imprese familiari, quello secondo me è un altro discorso da trattare. Però sono più dati aggregati, no? Sì, sono una sorta, se non sbaglio, una sorta di linea guida che cerca di affermare il principio che anche la piccola azienda, anche se ha più risorse umane, anche se siete in pochi, si possono fare delle azioni per gestire. Però, se comunque bisogna iniziare da qualche parte, non puoi iniziare prendendole tutte in blocco, perché
ripeto, diventi matto e non vedi i risultati e ti scoraggi, quindi vanno affrontate comunque baby steps. Andiamo al bar, ci vediamo qualcosa, magari abbiamo un dialogo. No, Martina non gli piace questi. Io ho perso un pezzo proprio perché adesso qua sotto ci sarà Nina che inizia a suonare, quindi mi collego a quello che stai dicendo tu. E quindi facciamo che se l'avete già detto, ne parliamo lì. Se non l'avete detto, non lo mi sembra un buon accordo. Vai, cara. Quello che ovviamente se mi è perso un pezzo non so se non ne avete parlato, era una domanda che volevo da prima, era legata invece alle istituzioni, quindi non alle aziende, non alle imprese, ma alle istituzioni, a livello istituzionale. E mi sto chiedendo più o meno le cose, cioè il quadro è se esistono diciamo degli sportelli, perché l'idea che si potesse, cioè che le istituzioni costituiscano degli sportelli di aiuto alle aziende, ad esempio anche passando tramite dei fondi europei. Io so in altri temi, tipo a livello di diversità ecologica, in altre nazioni esistono, cioè ci sono le figure come voi che sono pagate dall'istituzione per questa cosa. E anche questo è uno. L'altra è anche perché torno indietro di un bel po', proprio dalle istituzioni, quello che io vedo spesso, soprattutto su questi temi, che probabilmente hanno un po' di push di dover trattare questi temi e cadono quasi sempre nel tolkienismo. Questo un po' mi chiedevo com'è la situazione, o se voi proprio non avete mai lavorato con le istituzioni e quindi non sapete dire. Sì, non sto parlando di privati. Io ho lavorato con un'amministrazione, anche se in collegamento con un'azienda, e cioè, anche lì c'è sempre la solita storia, cioè la metà del personale di istituzione è eletto, ed è eletto da persone tutte in un certo modo, che quelle che non hanno la cittadinanza non possono, le persone transgender non possono, le persone fuori sede, che sono maggior parte giovani, non possono, quindi sono sempre i vecchi bianchi che eleggono sempre i vecchi bianchi, che sono quelli che si candidano. Quindi quello, cioè, ricominciamo la ruota. E, l'altra metà non ho mai capito onestamente come li assumono, o non l'ho mai capita una cosa, però penso che vada anche lì molto a conoscenze dirette, eccetera, e quindi io prendo quello che mi somiglia, e quindi anche lì, quindi c'è molta omogeneità, molta staticità nelle istituzioni, e per me onestamente non possono mettere uno sportello se prima non si fa un bel lavoro interno alle informazioni. Sarebbe sicuramente utile anche solo per approcciare il tema, ma ripeto, prima, cioè, per come la vedo, potrebbe essere l'azienda a fare dei sportelli per le istituzioni, che sono molto utili e che stanno già più avanti su questo, di fatto, una bella spanna, quindi why not? Molto, voglio dire, anche a Londra. Non c'è stato spiegato da alcune persone che abbiamo intervistato. Questa soluzione sicuramente la porteremo all'attenzione, anche perché se pensiamo a quante persone da lavorare, se la di cittadini potrebbero essere. Certo, ma pensando a quante persone lavorano nella pubblica amministrazione in questa provincia, se si iniziasse da lì un pochino a scalfire questa cultura dei gruppi impermeabili l'uno all'altro, sarebbe un bel passo. Anche CDA, proprio al programma tema. Sì. Continuiamo. Sì. Grazie mille. Grazie a tutti. Vi invitiamo ai prossimi appuntamenti di Lisciada che raccontano donne, a seguire le formazioni della